E salve a tutti amici, siamo a Piglionico, comune di Molazzana, sulle Alpi Apuane. Oggi andiamo a caccia del bufardello. Il bufardello è un folletto leggendario noto soprattutto in Garfagnana. Viene descritto come una creatura piccola, alta circa mezzo metro e vestito di rosso. Si dice che le sue mani siano state bucate da San Giovanni, in modo che non possa più soffocare le persone di notte. Ed è proprio di notte che questo folletto agisce, urlando e facendo scherzi alle persone e agli animali. Spesso salta sul petto delle persone che dormono e taglia a chiazze la barba degli uomini. Ma dove è possibile trovarlo durante il giorno? Si dice che il bufardello abbia il dono dell'invisibilità, ma c'è chi dice di averlo visto sugli alberi e nei boschi della Garfagnana. Allora ragazzi, ho fatto un sogno stanotte, ho sognato che andavo a caccia del bufardello e mi arrampicavo proprio lassù, sulla cima dell'uomo morto. Lassù, nel mio sogno, avrei trovato tracce del bufardello. Ora, non intendo tracce nel senso che mi si paleserà davanti, intendo tramite K2 o Ghost Box qualche tipo di reazione. Quindi adesso io tenterò di richiamarlo qua nel percorso e poi proverò anche ad andare lassù. Quindi vediamo se ci saranno delle tracce. Allora, il bufardello è una creatura inventata e leggendaria. È una creatura leggendaria, però ci sono alcune persone che dicono di averla vista. Ad esempio, l'amico di una persona con cui ho parlato, questa persona ha circa 80 anni, dice di averla vista quando era piccolo e da quel momento è rimasto traumatizzato da tale creatura. Ora, di notte, questa creatura dovrebbe andare nelle abitazioni a fare i suoi dispetti, ma di pomeriggio dovrebbe rintanarsi nei boschi delle Alpi Apuane. Ora, è veramente difficile trovare testimonianze di trekker che hanno visto il bufardello o qualcosa che gli somigli mentre camminavano, dal momento che poi è invisibile, può rimanere invisibile e quindi non farsi vedere. C'è da dire però che nessuno magari va a chiamarlo, ed è quello che voglio fare io voglio chiamare il bufardello, voglio evocarlo per vedere se succede qualcosa. Ovviamente se non succede niente vediamo di contattare qualche presenza, qualcosa che comunque ci vuole rispondere, speriamo. Questo sentiero che sto percorrendo è molto frequentato, è uno dei più famosi di tutte le Alpi Apuane, infatti tantissimi visitatori lo percorrono per andare sulla famosissima Pagna della Croce. Ma ci sono altre vette che possiamo raggiungere da questo sentiero. Quando si parla di analizzare le testimonianze di chi dice di aver visto una determinata creatura, bisogna fare attenzione a due fattori. Uno, ovviamente, è se l'ha inventato. Due, ha visto qualcos'altro e ha creduto di vedere quello. Questo può succedere soprattutto quando, in un certo periodo, siamo fissati con un determinato evento, con una determinata creatura, e tutto quanto ci sembra un probabile avvistamento di tale creatura. Ad esempio, è un periodo in cui siamo fissati con gli UFO, con le astronavi, con gli alieni, guardiamo in alto nel cielo e tutto quanto ci sembra un'astronave, un satellite, un aereo. Bisogna stare quindi molto attenti ad analizzare. Bisogna però anche evitare di considerare tutti dei mentecatti, perché non è che sono tutti lì pronti a inventarsi una testimonianza. Magari sì, ci sarà una buona parte di persone che in realtà ha visto qualcosa di diverso, però non bisogna mai escludere niente. Quindi ecco lo spirito con il quale affronterò questo tipo di avventura, questa è quella di tutte le altre puntate: analizzare obiettivamente quello che sarà, sarà. So che può essere molto strano dire questa cosa e poi appigliarsi a un K2, a delle presenze. Ma questo perché io fermamente credo al paranormale e alle presenze. Quindi non ci vedo nulla di strano a provare a contattarle per vedere se
ci possono dare delle risposte in merito a queste creature che cacciamo, o indicazioni, o magari non ci diranno nulla, vedremo. Ok, questo mi sembra un bello spiazzo per partire con il primo tentativo, quindi accendo il K2 e vediamo un po' che cosa salta fuori. Bufardello, ci sei? Sei qui? Essendo una creatura soprannaturale, diciamo così, e potenzialmente invisibile, potrebbe anche far illuminare il K2. Bufardello, vorrei parlare con te, o vorrei vederti. Vuoi farti vedere? Oppure puoi interagire con questo strumento facendolo illuminare? So che si può manifestare anche sotto forma di folate di vento, ma ovviamente il vento c'è a prescindere, quindi... Bufardello, vuoi tirare una bella folata di vento per farmi sapere che ci sei? No, niente. Ho sognato che dovevo arrampicarmi sull'uomo morto. Devo farlo per incontrarti? Puoi darmi un segnale? Ok, allora questa domanda è rivolta alle presenze che ci sono qui in questo bosco. Potete avvicinarvi e far illuminare questo strumento? Potete venire qui dove è questo strumento? Così lo fate brillare? Per ora calma piatta. Posso parlare con voi? Volete avvicinarvi a questo strumento, per favore? Qualcuno di voi vuole parlare del bufardello? Se sì, fate illuminare questo strumento. Ok, allora. Se volete che me ne vada, che vi lasci in pace, fate illuminare adesso questo strumento. Niente, ok, non abbiamo interazione. Quindi per ora nulla, direi di proseguire. Alcune persone credono che il bufardello sia il linchetto. Quindi questa è un'altra creatura estremamente simile, tant'è che molti dicono che è la stessa. Ma da quello che ho capito il linchetto in realtà è un pochino più maligno. Però può darsi che alla fine si tratti dello stesso essere. Per scacciarlo c'è una famosa filastrocca. Per scacciare il linchetto bisogna andare in bagno ad espletare i propri bisogni con il formaggio e il pane e canticchiare alla faccia del linchetto mangio e caco, questo pane e questo cacio. Filastrocca allegra, però, sia nel caso che del linchetto che nel bufardello, ci sono quelle famose ninna nanne dei genitori per far dormire i bimbi, stile quella dell'uomo nero. Quindi se tu non fai il bravo, il bufardello viene. Quindi anche il bufardello viene visto bene o male come una creatura spaventosa, anche perché, insomma, un folletto che se ne va da casa tua ridacchiando in lontananza non ti fa certo sorridere, ti fa inquietudine.
Questo sembra un omino scavato nell'albero. Sarà stato il bufardello oppure un trekker? Io dico un trekker. Ci siamo. Bufardello, sei lassù? Sto venendo da te. Bene, sto camminando sul crinale e quello è l'uomo morto. C'è una bellissima leggenda che si racconta sull'uomo morto, questo rilievo. Come potete vedere, divide il mare, che è questo qua, dalla montagna e dalla valle. La leggenda dice che c'era questa pastorella che era innamorata di un ragazzo che alla fine salpò e non tornò più. La pastorella era veramente triste perché guardava continuamente il mare e non vedeva mai tornare il suo amato. Era sempre triste perché c'era il mare davanti a lei. Ad un certo punto un ragazzo, un pastorello mi pare, si innamorò di lei e voleva fare qualsiasi cosa per farla tornare felice. Allora salì sulla pagna della croce, che è esattamente questa, e chiese aiuto. Gli venne detto che l'unico modo era sdraiarsi lì e trasformarsi in montagna per sempre. Lui lo fece in quel modo. La pastorella non vide più il mare e non soffrì più. Il sacrificio di un giovane, l'uomo morto. Ok, sono riuscito ad arrampicarmi fin quassù. Non ci sono sentieri, è tutto ripido. Siamo proprio al naso dell'uomo morto, eccolo lì. Ho visto questo piccolo agglomerato di alberi che ci ripara un po' anche dal vento e sento che questo è il luogo ideale per cominciare. Quindi, K2 acceso. Bufardello, ti nascondi qui? Potresti apparire qui? Davanti a me? Sono venuto quassù proprio per te, apposta per cercarti. Potresti quindi farmi contento, fare una risata, oppure fare illuminare questo strumento. Se sei in forma di spirito e ti avvicini, questo si illumina. So che sei invisibile, però puoi apparire. Qualcuno ti ha visto. C'è qualche presenza qui in questo piccolissimo boschetto? Che vuole parlare con me? Se sì, potete avvicinarvi a questo strumento e farlo illuminare, così capisco.
Volete lasciare un messaggio a qualcuno? Questo buffardello esiste o non esiste? Se non esiste, potete far illuminare questo strumento? Ok, allora se esiste, potete farlo illuminare? Qui è tutto tranquillo, a parte un ronzio di mosche. Niente sta facendo accendere il K2. Qualche presenza vuole avvicinarsi qui allo strumento e farlo illuminare? Così capisco che c'è qualcuno? Oppure non c'è nessuno? Se volete posso usare uno strumento per farvi parlare, che usa dei fonemi interni. Se volete lo utilizzo. Fatemi capire se volete parlare con qualcuno. Volete far illuminare questo strumento? Eppure in un luogo così particolare non può non esserci una presenza, almeno una. Probabilmente non riescono a comunicare con questo strumento. Va bene, allora passiamo ad Ecovox. Ok, allora per chi ancora non sapesse cosa sia Ecovox faccio un riassuntino velocissimo. Sono dei fonemi, quindi non frasi e parole di senso compiuto, fonemi in lingua straniera, non in italiano, che vanno velocissimi. Le presenze potrebbero unirli insieme per comporre frasi di senso compiuto. Non passa nemmeno un secondo fra un fonema e un altro, quindi frasi di senso compiuto sono per forza loro parole. Poi posso capire male quello che dicono, potrebbe essere interpretato male, comunque io metterò qua, scriverò le cose che mi sembrano più probabili. Iniziamo. C'è qualche presenza qui? Meglio cambiare banco. C'è qualcuno? Mi è sembrato di sentir ciao. Come ti chiami? Io sto cercando il buffardello. Esiste il buffardello? Potete dirmi se esiste e ripetere il suo nome? Oppure una creatura immaginaria? Purtroppo attualmente non riesco a capire quello che dicono, quindi se hanno detto qualcosa di interessante lo vedrò solamente quando potrò rianalizzare tutto, quindi io vado avanti intanto. Volete dirmi qualcosa? Volete lasciare un messaggio a qualcuno? Ah.
Potete far apparire il bufardello o convincerlo a venire? Ok, vi lascio 30 secondi per parlare, dirmi quello che volete, poi chiudo la conversazione. Io ho sognato che dovevo venire qui a far qualcosa, perché? Ok, allora io vi saluto. Grazie. Un saluto. Andate in pace. Bene, allora. Oh. Il bufardello non è apparso. Non so se hanno voluto dirmi qualcosa di utile. A casa analizzerò. Che dire quindi? Tempo di rientrare. Allora lì c'è un albero sbarbato di brutto. Ma non credo che sia stato il bufardello, ovviamente. Qua è stato il vento pazzerello. Però è inquietante. Allora, conclusione. Il bufardello non ha dato segni di sé. Il K2 idem. Non so cosa è successo su Echobox. Ho sentito solo un ciao. Però analizzerò tutto quando sarò a casa. Allora, non perdete la speranza, vi assicuro, ma ve l'assicuro, che nella mia webserie, in questa webserie, prima o poi, succederà qualcosa. Ve lo garantisco. O il K2 che si illumina, o cose e messaggi molto particolari, e chissà, forse qualcosa anche di più. Anomalie sulla videocamera e... non lo so. Forse magari almeno una di queste creature esiste. Chi lo sa, non perdete la speranza. Questa webserie si basa sul tutto è genuino, quindi tutto quello che vedete è quello che è successo. Non posso inserire cose che non sono successe. Qua non è successo niente, purtroppo. Non posso fare un montaggio dove si vede il bufardello. Questa è una webserie dedicata a chi vuole scoprire la verità sul paranormale, perché il paranormale esiste, quindi attenzione, non è una webserie fatta da scettico, ma è una webserie fatta da chi ci crede. Però il paranormale non è l'intrattenimento, diciamo così, tipico che si può vedere nei film. Il paranormale è una cosa molto più leggera, in realtà. Non è che ovunque in un luogo infestato ti si sbattono le porte, ti senti sollevare, però ci sono esperienze molto simili, quindi prima o poi qualcosa succederà. Ve lo garantisco, questa è solo la prima puntata. Solo la prima puntata. Ricordatevelo, la prossima sarà ambientata in un bosco e sarà notte. Quindi andremo alla caccia di un serpente mostruoso, un serpente demoniaco. Non perdetevi la seconda puntata.